L'amore guarisce il tuo amore. Che cosa significa? Questo lo si scoprirà vedendolo, facendolo. Dire cosa significa all'inizio perdere il senso di ciò che si fa, nel senso che ci sono cose che si scoprono solo vivendole. Allo stesso tempo, in questo primo momento, proviamo a darci qualche coordinata. Che roba? Come si vive? Che cosa si sta proponendo? Sai, a me piace sempre dire, io non lo so cosa stavi facendo prima di ritagliare questo momento. E allo stesso tempo mi piace sempre dire che se fra mezz'oretta uscirai con qualcosa di nuovo, di diverso rispetto a quando sei entrato, entrata, beh, anche questo momento avrà fatto. Avrà compiuto il suo senso, ciò per cui è nato. E così anche durante il percorso, se al termine del percorso, tra una tappa e l'altra di questo viaggio, dirai: però, interessante, mi ha lasciato qualcosa, allora la sfida, sarà stata vinta. Una sfida per, non contro, per offrire qualcosa di prezioso. Ci proviamo. Allora. Facciamo stasera. Stasera partiamo da tre parole. La prima parola è parola. Cioè, è proprio la parola di stasera. Parola. Hai sperimentato parole nella tua vita? Quante parole ti raggiungono ogni giorno? Partiamo proprio da qui. Prova se vuoi a fermarti un attimo e pensare. Quante parole mi hanno raggiunto, raggiunta nella mia vita? Fino ad adesso. Da prima di nascere, eravamo già vivi, sentivamo. E poi nella nostra vita, quante parole? In quanti contesti? Da quante persone? Parole dette alcune con amore, che mi hanno saputo chiamare per nome, trasmettermi la presenza di chi le pronunciava. E poi magari ci sono forse state anche parole che invece mi hanno ferito, mi hanno confuso, confusa. E poi ci sono parole che ci sono scivolate un po' addosso, così. Tante parole arrivano, ci raggiungono, passano come dei fiumi. Non facciamo neanche in tempo a capire che cosa sono e però ci si sedimentano dentro, si depositano dentro. Parole. Allora, per iniziare, in 4 secondi, prova davvero a pensare a qualche parola che ti ha raggiunto nella tua vita. Può essere stato oggi, magari qualcuno ti ha chiamato e ti ha detto: ehi, come stai? Può essere stato ieri. Magari hai ricevuto un messaggio di qualcuno che ti diceva: ma è da tempo che non ci sentiamo. Può essere stato qualche tempo fa una parola che ti è rimasta dentro, qualcuno che ti ha detto: guarda, da te non me lo sarei mai aspettato. E questa cosa in realtà, se ti fermi un attimo, ti è rimasta dentro. Come? Mi ha detto che da me non me lo sarebbe mai, non se lo sarebbe mai aspettato. Parole che ti hanno insegnato qualcosa. Eh sì, ci sono parole anche che insegnano. Tu le ascoltavi e dicevi: wow, mentre le ascoltavi ti si aprivano degli orizzonti dentro. Fermati un attimo, pensa a una parola. Parola, frase, che ti ha raggiunto. Partiamo proprio da parola, 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 frase. Poi vedremo che tutto è parola. Ce l'hai? Aspetta, vediamo che la pesco anch'io. Una parola che mi ha raggiunto in questi giorni. O nella mia vita, che adesso mi salta su.
Mi è arrivata. Ora, se questa parola ti ha raggiunto, questa ci aiuta un po' per fissare qualche parola. Se questa parola ti ha raggiunto, beh, qualcosa l'ha suscitato. Se ci ha raggiunto. In realtà, sai, anche tante parole che ci scivolano addosso, sembrano scivolarci addosso, qualcosa la suscitano, ma lo vedremo. Tante parole sembra che ci scivolino addosso, ma in realtà suscitano reazioni profonde dentro di noi. Comunque, cosa hai provato? Qualcuno forse ti ha detto come stai? Hai provato gioia? Ah, che bello qualcuno che si accorge di me. Qualcuno forse ti ha detto, wow, certo che sei proprio in gamba. E tu hai provato un senso di soddisfazione, che bello, qualcuno si accorge di me. Qualcuno invece forse ti ha detto, ma dai, ma che hai combinato pure stavolta? O te lo ha fatto capire, perché ci sono anche silenzi che sono parole, sguardi che sono parole, lo vedremo. E magari in quel momento hai provato frustrazione, rabbia, tristezza. Ma come si permette? Oppure sei uscito con uno sguardo di te che, mamma mia, se l'ho deluso, delusa, allora forse non vado bene. Parole, 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 parole. Sì, le parole che ci raggiungono in genere almeno, questo mi piace condividerti, producono un effetto. Eh sì, c'è un effetto nel nostro cuore quando ci raggiungono delle parole. Un effetto nei nostri sentimenti. Abbiamo fatto esempi, parole che suscitano rabbia, gioia, tristezza, nei nostri pensieri. Guarda, mentre parlava mi si è aperto un orizzonte, oppure mentre mi ha detto che cosa ho combinato, ho visto che è vero, avevo combinato un pasticcio, oppure che forse non è vero. Sì. Perché adesso vedremo, le parole possono illuminare ma anche confondere. Sì, le parole hanno un effetto dentro di noi, quando ci raggiungono. Qualcuna più, qualcuna meno. Davanti a qualcuna siamo più provvisti per anche filtrare, dire ok. Questo è vero, questo non è vero, mi corrisponde, non mi corrisponde. Altre parole ci arrivano dentro, alcune bene, altre ci arrivano in maniera un po' pasticciata. Parole, parole, parole. Le parole suscitano un effetto dentro di noi. Perché dico questo? Perché, e lo voglio dire da subito, tra le tante parole che ci raggiungono, mamma mia, quante! Delle volte davvero di che rimanere frastornati tra le tante parole che ci raggiungono, ce n'è una che in modo speciale, e lo dico proprio da subito perché sarà la nostra guida in questo cammino, ce n'è una che in modo speciale può, sì, avere un effetto dentro di te. Rimani sempre libero, libera poi di fare quello che vuoi riguardo all'effetto di questa parola, eppure ha un effetto, può, quando ti raggiunge, aprire gli occhi, suscitare sentimenti. Se qualcuno ti dice realmente ti amo ed è qualcosa che corrisponde a un desiderio reale profondo del cuore, beh, l'interiorità in genere sente qualcosa. Oh, esistono anche i blocchi, lo vedremo anche con questa parola di cui ti parlo, ma comunque la parola che ti raggiunge produce un effetto e così questa parola può suscitare sentimenti, farti vibrare dentro, scaldare il cuore come ogni parola autentica può. E questa parola può illuminare, far vedere qualcosa. E davanti a questa parola, come davanti alle parole che ci raggiungono, noi possiamo respingerla o entrare in dialogo. Perché se c'è una vera parola,
Io le chiamo le parole che ascoltano, questo poi lo riprenderemo, ma se c'è una vera parola, nasce da qualcuno, se è vera parola, che vuole entrare in relazione con te. Fosse anche una domanda, come stai? La vera parola vuole creare relazione, vuole essere parte di un dialogo. Questa è la parola di cui ci metteremo in ascolto, che ci accompagnerà in questo viaggio. Parola, la parola di Dio. Questa qua, che c'ho la Bibbia un po' sgangherata. Ogni tanto mi dicevo, mamma mia, quanto è sgangherata. Poi qualcuno mi ha detto, dai, vuol dire che l'apri, è vero? Sì, la apro in effetti. Ogni pagina sta diventando, sono anch'io in cammino, ma sta diventando come il mio diario. Nel senso che mi capita che quando le leggo dico, però mi sembra il diario che ho scritto. Sì, questa ci accompagnerà in un modo speciale, unico. Due. Per chi è? Abbiamo detto che la parola crea relazione. Per chi è questo cammino? Di per sé per chi vuole. Oh, dico subito. È nato, pensato per i giovani. Allo stesso tempo può essere fruibile da chiunque, anche se magari soprattutto nei live cercherò di immedesimarmi in un giovane che ascolta. Ma va bene per tutti. Ci saranno poi di fatto nel percorso, ci saranno momenti per tutti, video per tutti. Momenti anche proprio per tutti, per chi è qua vicino nella messa, e poi momenti specifici per i più giovani. Alla fine, tante corde del cuore, il cuore c'ha le sue corde. Questo è un cuore, io non so disegnare tanto bene, ma insomma, questo è un cuore. Sono poi quelle. E mi sono spesso reso conto. Proprio anche negli incontri fatti con i giovani, che tanti temi fanno bene anche ai grandi. Allo stesso tempo, i giovani hanno poi bisogno di alcuni spazi per loro, ma come tutti. Quindi, chiunque vuole fare cosa? Abbracciare questa avventura. C'è qualcuno che ti dice: voglio parlare, è la parola di Dio, questi saranno solo degli aiuti per entrare in contatto con questa parola, e voglio provare ad ascoltare, voglio provare a vedere che succede. Chi vuole questo può. Chiunque può. È una proposta. Bene, direi che già è passato un po' di tempo. Allora, adesso arriviamo. La prima parola era parola. La seconda parola era e chi. La terza parola arriva fra un po'. Di dire questo dico anche che ovviamente questo cammino non è la sostituzione di un cammino di accompagnamento spirituale. Questa è una parola impegnativa, che cosa vuol dire? E lo dico anche questo da subito. Non è spirituale, non vuol dire né spiritoso né spiri non so cosa, cioè spiritoso anche, ma cosa vuol dire una vita in tutta la sua umanità, in tutti i suoi desideri, in tutta la sua ricerca e sete e bisogno di vita, di incontro, di amore, di autenticità, una vita umana che prova a entrare in contatto, ad aprirsi, ad entrare in contatto con Dio, con tutto ciò che questo comporta. Questo viaggio, abbiamo detto che è un viaggio, adesso è la terza parola, mi è scappata. Sì, questo viaggio è un viaggio proprio in cui scoprire, cercare di scoprire che questa parola, la parola dell'amore, mi raggiunge. E mentre cerchiamo di scoprirla, è un viaggio in cui scopriamo che Dio mi cerca, che vuole che la mia vita sia davvero vita. Io non lo so cosa stavi facendo appunto prima di ritagliarti questo tempo. Forse stavi studiando. Forse stavi, che ne so, stravaccato sul letto a dire mamma mia, che giornata,
Forse stavi sognando, forse hai detto ma dai, prendiamo sul cellulare e vediamo che roba è, forse l'hai aspettato questo momento, non lo so, ma una cosa so. E credo che Dio vuole farti fare un viaggio meraviglioso in questa vita, che lui è l'alleato dei desideri più profondi del cuore, i più profondi, i più intimi, i più veri, quelli che porti dentro, quelli che tante volte neanche noi conosciamo, quelli che Dio vuole rivelarci. Allora, questo cammino, dicevo, non è la sostituzione di un accompagnamento personale, no, è uno strumento, come quando si fanno poi gli incontri. Ci sono i momenti, se vuoi, per gruppi, a volte per grandi gruppi. Questo, piccoli o grandi gruppi, in sé non mi interessa. Sto imparando a guardare le persone occhi negli occhi, così ci provo, mi interessa l'incontro con la persona. È un momento offerto a tutti, offrirà degli strumenti per metterci in ascolto e scoprire un po' noi stessi nella luce di questo amore. Degli strumenti per lasciarci provocare da questa parola, provocare, chiamare fuori. Sono strumenti. Poi il cammino, il grande cammino, lo fai quando nel tuo rapporto intimo, personale, unico nel tuo cuore, nel tuo rapporto intimo, personale, unico con Dio, anche nella possibilità di poterti aprire con qualcuno di fiducia che riconosci che può aiutarti in questo cammino di aprire la nostra vita a Dio. Questo è il cammino spirituale. È una parola che delle volte suona un po' fuori moda, eppure di per sé è bella. È piena di carne la parola spirituale, il verbo si fece carne, è piena della nostra concretezza che ha bisogno di scoprire se c'è un fuoco, una fiamma o se c'è un soffio in grado di farci vedere un po' meglio, la fiamma illumina, di sospingerci, di rinsaldare le nostre motivazioni, di lo scopriremo. E quindi, e mo, ci siamo. La terza parola è viaggio. Viaggio. E prima di la prossima tappa di questo viaggio che già è iniziato, facciamo veramente un secondo per fermarsi un attimo e guarda, parola. Ogni tanto mi piace lasciare negli incontri qualche domanda. Qualcuno diceva che domande in fondo sono un'apertura, uno spazio aperto. Io faccio una domanda e di fatto sto creando uno spazio aperto. Nella vita credo che una delle arti più delicate, sai qual è questo veramente in ogni fase della vita, perché cioè, mi ricordo quante fasi, con quante domande, ogni fase con le sue domande, qualche domanda è ancora aperta e altre si stanno aprendo adesso. Di per sé, riconoscere le domande centrali nella nostra vita è qualcosa di veramente vitale. Una volta ci abbiamo fatto anche una meditazione su questo che poi magari condividiamo, riprenderemo anche dei materiali già tirati fuori in questi mesi. Poi il viaggio sarà anche nuovo. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi piace lasciare ogni tanto delle domande, me le faccio anzitutto a me stesso. Perché le domande sono uno spazio aperto. Certi nostri punti esclamativi, non dico le vere convinzioni, ma i punti esclamativi, quelli un po' rigidi che non sono vere convinzioni, ma sono un tappo a un ascolto profondo. Certi punti esclamativi sono appunto una chiusura. E così basta. Ogni tanto una domanda ci può aiutare. E così. Allora ci fermiamo un attimo e guardiamo le tre parole. La prima è parola e una domanda può essere proprio questa. Riconosci parole che ti sono rimaste dentro? Parole che senti che ti hanno corrisposto e parole che invece sono per te motivo di confusione? E ancora ti bruciano. Seconda domanda a chi mi va di provare a cogliere questa sfida?
ascoltare, metterci, sì, in ascolto, in relazione direi con questa parola. E guarda, lo dico sia a te che magari già c'è un cammino di fede, insomma, già sei, ci stai un po' dentro, insomma, dici wow, magari è una cosa che ti piace, no? Ti stuzzica, ma anche a chi magari, a te che magari ti stai avvicinando adesso, dici boh, non lo so, la Bibbia non l'ho mai aperta, ma che roba è, roba. Va benissimo, pure se c'hai dei dubbi di fede, va benissimo. Sia che tu sia dentro un cammino di fede, che senti parte in qualche modo della tua pelle, pur con delle domande aperte, le domande ci sono sempre. Sia che tu abbia dei dubbi o che sia in ricerca, diceva una persona che mi ha insegnato tanto nella vita che il mondo realmente può, o meglio, il cuore umano, ecco, il cuore umano può realmente trovare un suo punto di distinzione, in questi due atteggiamenti. Ancora prima di credo o non credo è cerco o non cerco. Questa è la grande domanda. Sto cercando o non sto cercando? Pensa che lo stesso Vangelo di Giovanni inizia di fatto con questa bella domanda che fa Gesù. Che cosa cercate? Che cosa cercate? Bellissimo. Allora sì. Ecco un'altra domanda. Sto cercando qualcosa e mi va di provare a fare questo viaggio finché vorrai. Magari fino in fondo. Terza cosa, viaggio, appunto, terza parola, viaggio, la domanda la diremo alla fine e ci prepariamo alla conclusione. Credo che siano già passati. Allora abbiamo gli ultimi 10 minuti. Allora facciamo adesso un'esperienza. Dicevo, che ci accompagnerà la parola. Allora adesso facciamo questa esperienza. Se c'è una Bibbia puoi prenderla, se ce l'hai vicino puoi andare vicino, se ce l'hai lontano aspettiamo un attimo. La apriremo in lungo e largo in tutti i nostri incontri. E partiamo da un libro dell'inizio, partiamo proprio da questa scena. Io un po' la racconterò, chiaro, ti offrirò uno sguardo. A questo punto tu dirai, mamma mia, Genesi, oh, mo' inizia la cosa pesante. Non lo so, potrebbe essere più leggera di quello che pensi. Io dico sempre che c'è tanta leggerezza nella profondità, perché spesso, almeno questo è il desiderio di andare in profondità, perché spesso le cose superficiali dopo un po'. Sì, è bello farsi le chiacchierate superficiali, piacciono anche a me, solo che se nella vita ci sono solo quelle, dopo un po' il cuore si appesantisce. Abbiamo bisogno di andare in profondità. Allora sì che ci sta anche la chiacchierata leggera. Quando andiamo in profondità, ah, che bello! Almeno, e questo è il desiderio, meglio, almeno sì, questo è il desiderio. Provare ad andare in profondità, allora questa è la sfida. E guarda che questa storia di Genesi non è così diversa da quella che stai vivendo adesso. Qualunque essa sia, magari una giornata complicata, interrogazione a sorpresa, momento di litigio con i miei. O bella sorpresa anche. La storia che leggeremo c'entra con tutto questo. O magari se sei più grande, che ne so. Qualunque cosa c'è stata nella tua giornata. La storia che hai vissuto oggi ha a che fare con quel che leggeremo. E questa sarà la sfida di questi 10 minuti, renderci conto che è così, che ha a che fare con quel che leggeremo. Allora, partiamo. Sulla parola poi faremo anche qualche momento formativo, anche su come entrare realmente in relazione con la parola in ascolto. Intanto adesso iniziamo. Cominciamo con l'aprirla, poi pian piano scopriremo sempre meglio come si può fare, dei suggerimenti, poi tu vedrai per lasciare che la parola parli, parli a te, perché questo vuole. Allora, Genesi è proprio all'inizio, inizio, inizio, quindi bisogna sfogliare poche pagine. Ok, capitolo 2. Capitolo 2, versetto 8, i versetti sono quei numeretti piccolini, il capitolo è il numeretto grande. Perfetto,
Prenderò solo alcune parti oggi per iniziare. Allora, al versetto 8. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva, eccetera, e formava quattro corsi. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Eh sì. Questa storia inizia bene. Dio prende l'uomo che ha creato. Ora adesso, poi questo lo vedremo sempre meglio dentro, ma mettitici tu, chiunque tu sia, che tu ti chiami Carolina o che ti chiami Gigino, sei tu in questa storia. Sei tu. E che cosa fa? Ti crea, ti mette nella vita. C'è un albero, l'albero di vita, l'albero della conoscenza, del bene e del male. Come orientarci per vivere? Almeno così te lo presento stasera. Su questi brani sono stati scritti fiumi di pagine, interpretazioni infinite, anche varie. Noi adesso offriamo uno sguardo, poi quello che è realmente in questo momento importante è cominciare a entrare in questo giardino, che è il giardino della vita, te lo presento così oggi. C'è la vita che ti chiama, quella che ti fa battere il cuore, che delle volte ti sembra deluderti. Come orientarti nella vita? Cioè, che faccio? Dove vado? Come penso? Abbiamo detto le parole delle volte confondono, mi è arrivata una parola, non riesco a capire posso, non posso, funziona, non funziona, che faccio? Dio fa una cosa bellissima. Lo pone nel giardino e indovina qual è la prima parola che dice. Te l'hanno detta? Sono sicuro che ti viene in mente. Dio mi mette nel giardino della vita e mi dice: mi raccomando, non mangiare di quell'albero lì. Cosa c'è scritto? Al versetto subito dopo, al versetto 16. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Traduco così: non orientarti da solo, solo, solo nella vita. In che senso da solo, solo, solo? Dentro di te, sii in ricerca della verità. Provaci, rimani in ascolto perché Dio vuole indicarti un cammino. In questo senso, è chiaro che sei tu che sceglierai, ma questo lo scopriremo sempre di più. Eppure non sei solo, 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 solo. Dio c'è e vuole indicarti un cammino perché tu possa vivere. Fare cosa? Questa è la prima parola. È una possibilità, mangiare dei frutti della vita. Mangiare di cosa? Gustare in questo senso cosa? In questo giardino tu puoi gustare, tu potrai gustare del frutto, gustare dell'autenticità, gustare del frutto dell'autentica amicizia, gustare del frutto dell'autentica profondità, gustare del frutto di scoprire il tuo posto in questo mondo. Il Vangelo continuamente, e andiamo da Gesù, te lo ripete, io vi ho scelti, non temete, io sono con voi, la verità vi renderà liberi, l'autenticità. Quante menzogne che ci imprigionano, quante balle che raccontiamo anche a noi stessi. Potrai gustare della vita, potrai gustare. Allo stesso tempo, e ora salto un po', e andiamo proprio al finale con cui concludiamo oggi. Accade qualcosa di particolare. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda.
Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Secondo passo, c'è la vita, bellissima, wow, bello, sono nella vita. Carolina e Gigino, lo leggiamo così. Ci sono alcuni aspetti che sono ovviamente legati al contesto storico in cui è nato il brano, culturale, ma adesso mi interessa offrirti questa lettura che ti aiuta per cogliere ciò che quel brano ti vuole dire o può volerti dire oggi. Allora, ci sta Carolina, ci sta Gigino, eppure c'è la vita e ci si rende conto che soli, soli, soli non ce la si fa. Non è bene che l'uomo sia solo. E la donna anche. Carolina e Gigino. Allora, per questo nel nostro viaggio entriamo dentro di noi. Chi sono questo io creato da Dio? Capace di pensare, di sentire, di desiderare? Dicevamo nel video introduttivo, pieno di sogni, potenzialità, eppure anche ferito, incasinato, tante volte mi confondo, non so, non capisco, che faccio? Proveremo a entrare lì dentro, eppure non basta, perché questo io, nel profondo, ha bisogno anche di aprirsi a un tu. E un altro dei passi che faremo saranno tutti intrecciati, le relazioni, amare, essere amati. Eh sì, ha bisogno di aprirsi a un tu. Guarda, oggi lo leggo con una certa anche libertà, ma mi interessa darti questo messaggio. L'immagine della costola, mi piace leggerla anche così. In una relazione autentica ti viene svelato qualcosa della tua interiorità, ed è così, pensaci. Te lo ricordi quella volta che qualcuno ti ha guardato negli occhi realmente, in qualunque momento, poteva essere qualunque situazione, e tu hai scoperto qualcosa di te? Sì, lo sguardo degli altri può anche ferirci, lo vedremo, e la Bibbia ce lo racconta in mille modi, eppure un tu, una relazione autentica con un tu può anche aiutarti a scoprire qualcosa di te. Sì, forse per questo Gesù ha creato una comunità, si cammina insieme. Anch'io ricordo tante volte, ma tante figure che magari hanno saputo credere in me quando magari vivevo un momento di scoraggiamento. E in quello sguardo mi ha aiutato a scoprire qualcosa di me. La scoperta poi è tutta interiore. Le relazioni. Com'è importante riconoscere relazioni autentiche che sono dono dell'amore, da quelle che ci si pasticciano tra le mani per prendercene cura o per. Allora, di fatto quello che accade, e finiamo realmente, che all'inizio si dice di questi due che erano nudi e non provavano vergogna. Eh sì. Mi piace pensare alla nudità, anzitutto in un senso interiore. La nudità è l'intimità, l'intimità che si apre. Erano in una posizione di apertura. Estendilo veramente al mondo delle relazioni adesso. Erano in una posizione di apertura. C'era un'apertura. C'era un riconoscimento reciproco, come quella volta che hai fatto una confidenza e ti sei sentito capito, capita. Poi accade qualcosa. E accade qualcosa per cui si chiudono. Si chiudono a questo amore. Non credono che lui voglia aiutarli. Aiutarli per orientarsi in questo giardino bellissimo. Lui che ha visto quel bisogno profondo, il bisogno di vita, potrai mangiare di tutti gli alberi, di relazioni autentiche. Lui che lo ha visto e se ne è preso cura, Dio, e che vuole dirti ci sono, cammino con voi, a un certo punto è come se non si fidassero più di lui. E
entra l'inganno. Lui vuole ingannarvi, vuole togliervi la vita. Questo dice di fatto il serpente. Non dovete mangiare di alcun. È vero che ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Già è una menzogna. È vero che vi ha detto che non dovete vivere? Dio non vuole che tu viva? Sono venuto perché tu abbia la vita, l'abbia in abbondanza. In tutti gli aspetti della vita vuole guidarti, un po' alla volta orientarti, aiutarti meglio ad orientarti. Perché vedrai, sei anche creativo nel cammino con Dio. Lui vuole che tu sia creativo. Ma ecco che entra la menzogna. La menzogna. È vero che non dovete mangiare di alcun albero? Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi. Sì, viene instillato questo dubbio. Dio è il tuo nemico. Dio non vuole realmente che tu possa costruire la tua vita. Dio non è il tuo alleato, mentre lui vuole semplicemente camminare insieme a te, perché tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino e ti vuole aiutare anche a costruire relazioni belle, autentiche. Dirà poi Gesù, quelle da cui riconosceranno che vi siete stati incontrati da me, dall'amore che avrete gli uni per gli altri, quello autentico. Lo vedremo. Si chiudono, cadono, si pasticciano. E succede una cosa bellissima con cui concludiamo. Quando si pasticciano, si chiudono a Dio, questo mi interessa adesso. Si aprirono gli occhi di tutti e due, conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. La loro intimità, che prima era motivo di apertura, di trasparenza, improvvisamente diventa qualcosa da nascondere perché ho paura che tu possa ferirmi. E di fatto nelle relazioni umane è importante anche la custodia. Allo stesso tempo, delle volte noi rendiamo la nostra vita una sorta di guscio, chiuso a tutto e a tutti, anche a Dio, perché questo è il dramma, persino a noi stessi chiudiamo la nostra intimità. Com'è bello che questo brano parta da lì, cosa ti porti nell'intimo? Dio ti vuole incontrare nella tua intimità, quella che lui ha creato per che possa esprimersi, godere della bellezza della vita, coltivare e custodire la vita. Intimità, quando dico intimità intendo interiorità, l'intimità dei tuoi desideri, sogni profondi, pensieri intimi, ricerche, domande profonde, talenti. Questa intimità è stata ferita, è ferita, conosce una ferita. Un po' perché tante volte ci chiudiamo a Dio, lo viviamo ogni giorno, non ci fidiamo che Lui possa aiutarci a vivere bene nel giardino, un po' anche perché viene ferita da altri. Anche inconsapevolmente. E che cosa fa Dio? Ed è questo di fatto la prima tappa del nostro viaggio. Ci lascia con questa domanda, o meglio, ci viene incontro con questa domanda con cui concludiamo. Senti che bello. Siamo al versetto, capitolo 3, versetto 8. Giardino bellissimo. Pasticcio, si chiudono, non si fidano, si nascondono anche a se stessi, l'intimità adesso è confusa. Mio Dio, sento cose strane, ho desideri confusi, non ci capisco tanto, non capisco tanto quello che sto vivendo. Una parola li ha confusi, che non è la parola. È bellissima la scena. Cosa accade? Dio passeggia. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. È chiaro che questo testo ci parla anche della coppia, e abbiamo fatto anche degli esercizi spirituali per le coppie. Ho usato un linguaggio tecnico, sarebbero un viaggio che abbiamo fatto e c'è anche in questo canale, proprio per le coppie. Allo stesso tempo adesso capisci, lo sto leggendo in senso più ampio. E si può fare. Una cosa non esclude l'altra. Il paradigma dell'umanità, del tuo bisogno di relazioni autentiche. Allora che cosa accade? Accade che, usando una analogia, per i più esperti, cos'è l'analogia? Qualcosa che ci fa un po' da specchio, eh? In alcune cose. Allora, cosa accade?
Accade che udirono, si dice, il rumore dei passi del Signore Dio, versetto 8, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Intanto l'immagine è bella, Dio passeggia, passeggia alla brezza in mezzo agli alberi, sì, passeggia nel giardino, si passeggia, è tranquillo, no? Sta tranquillo. Eppure, accade? Accade che loro sentono i passi e si nascondono. L'amore vuole incontrarti nel giardino della tua vita e tu ti nascondi, io mi nascondo, noi ci nascondiamo. E senti che cosa stratosferica che fa Dio, questo amore. Poteva fare mille cose, poteva dire guarda che ho visto, poteva dire che cosa avete combinato, poteva dire ma che cosa è successo all'albero. Lui fa una domanda bellissima, un po' come una parola di cui abbiamo parlato all'inizio, una parola che realmente significa quello che Dio vuole, entrare in relazione con te. Dio dice: Dove sei? Bello. Non è dove sei o dove sei. È dove sei? Dove sei nella tua vita? Aprimi il tuo cuore. Com'è prezioso far scendere dentro di noi questa domanda. Com'è bello se ogni tanto potessimo in questo amore, ispirati da questo amore, chiederlo anche a noi stessi: ma dove sono? Magari in maniera autentica a qualcuno e permettere a Dio di chiedermelo: dove sei? Dio vuole mettersi in ascolto. Ma non lo so dove sono confuso. Tranquillo, va bene, puoi andare a dirgli anche che sei confuso, confusa. Va tutto bene. L'essenziale è entrare in un dialogo con Lui. Sì, dove sei? Poi le cose si chiariscono un po' alla volta, è un percorso di una vita. Eppure il punto di partenza è questo. Dio vede la nostra intimità, perché guarda che torna, eh? Il tema della nudità. Rispose Adamo: Ho udito la tua voce nel giardino. Erano i passi, già probabilmente, sto un po' giocando un po', si è già immaginato il rimprovero. Proiettiamo su Dio il nostro giudizio su noi stessi. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Il cuore comincia ad aprirsi e rivela ciò che faceva sì che si nascondesse. Paura. Paura che questa nudità, sono nudo, l'intimità confusa, incasinata, venga ferita. Non aver paura di aprirti a Dio. Aprigli quello che porti dentro, domande, pensieri, desideri, sogni, attese. Da qui si parte. Allora, in un momento di silenzio, di 10 secondi, poi faremo anche dei momenti proprio di meditazione. Ma immagina proprio Dio che viene a te, uno sguardo d'amore, e ti dice: Dove sei? Dove sei? Apriti a me.